Mostra até onde você vai. Contro splendido che si preannuncia pieno di grandi emozioni, Cotton Club da un lato, San Giovannella dall'altro. La tifoseria della San Giovannella è accorsa in gran numero a sostenere la squadra di Passo Oscuro, almeno una trentina di tifosi sugli spalti, sono già caldissimi. Si rinnova il duello con Paparella, le finte di Pompigna, il doppio passo, litiga con la sfera, costretto poi a ritornare indietro da Nolano, che prepara il destro. Nolano, il palo, il gol, fantastico il gol di Nolano, il numero 5, controlla e tira. Nolano ci ha già abituato a conclusioni di questo tipo. 2 minuti per il vantaggio del Cotton Club con Nolano, il numero 5, prova a cambiare marcia artistico, in mezzo a due, ancora lui, poi col sinistro Murato, e allora può ripartire Dell'Anno, ma è tutto solo, vediamo se prova a inventare qualcosa. Buona idea Dell'Anno, prova il dribbling, il ripallo fortunoso Dell'Anno, esce benissimo Santarelli. Salgono anche le torri per la San Giovannella, fischia ora il direttore di gara della Bernardina, il cross in mezzo, la deviazione di Lani, di pochissimo, vicino al pareggio, riesce a staccare ma serve gli avversari. Allora Olivieri, pressato subito da 3 giocatori, attenzione, sbaglia, prova Lefebvre, si distende bene Fiorini per il Cotton Club che adesso vuole provare a chiuderla, il cross in mezzo, ancora Lefebvre, la traversa, pallone che rimane lì, poi riesce a spazzare, poi artistico al volo, il tacco di Zamperini, un gol fantastico di Zamperini, il numero 7 del Cotton Club, lo abbiamo detto, è sempre pericoloso il 2-0, una finezza questa di Zamperini che sulla ribattuta di Fiorini va con il tacco, lancio lungo di Fiorini, Dell'Anno anticipato bene da Pompigna, l'appoggio per artistico, il numero se ne va benissimo artistico, out di sinistra, entra in aria, ancora artistico, il cross in mezzo, lascia Lani, attenzione al tiro di Lefebvre, qui ancora una volta, gira a destra per Dell'Anno, cerca le finte su Pompigna, lo scarico poi per Paganelli che da lì prova la conclusione, rimbalza sui piedi del numero 32, il gol del 2-1 lo firma Giusti che si fa trovare nel posto giusto proprio al momento giusto, e allora firma il 2-1 per la San Giovannella che, come abbiamo detto, non si arrende mai, partita riaperta da Giusti, alza la testa, non c'è movimento da parte dei compagni, prova a inventare uno spiovente per artistico e qui attento Funicelli, attenzione per l'errore, Lefebvre sul pallone, Lefebvre col diagonale, il palo di Lefebvre vicino al 3-1 il Cotton Club. James Paparella che proverà a ritrovarsi in questa finale, intanto Nolano in mezzo a due si complica la vita, poi gli dà una mano Innocenzi in avanti, attenzione buca l'intervento, poi ancora artistico, prova la conclusione fuori di poco, e qui un giocatore come artistico poteva fare sicuramente di più, non ha centrato il bersaglio grosso, si salva la San Giovannella che prova a ripartire, adesso squadre lunghissime, botta e risposta, poi arriva la traversa, attenzione, prova a ripartire il numero 30, poi sbaglia tutto, ancora Paparella riesce a riconquistare la sfera, è bello l'esterno per Lani, Lani porta avanti il pallone, il pareggio di Lani, fantastica azione della San Giovannella, esulta, l'abbiamo detto, Lani è sempre pericolosissimo, il filtrante di James Paparella con l'esterno, Lani da sotto porta è sempre letale, e adesso è 2-2, partita bellissima, partita riaperta 2-2, bomboni qui al Ciriaci, pubblico davvero caldissimo, artistico in mezzo a due, prova a liberarsi, il gol fantastico di artistico, soltanto 2 minuti per la reazione del Cotton Club, l'abbiamo detto, artistico non era partito benissimo, ma poi si è liberato degli avversari e con un diagonale fulminio ha trafitto Fiorini, il 3-2 istantaneo del Cotton Club che fa ripartire i suoi, capovolgimento di fronte, ancora Paparella e ancora Pompigna, questa volta voleva il fallo la San Giovannella, tutto regolare per il direttore di gara, Pompigna cerca il dribbling e poi il tocco ai danni di Dell'Anno, vediamo se artistico proverà a chiudere da qui il match, ci sarà l'appoggio di Nolano che arriva in questo momento per artistico, la punizione la chiude adesso il Cotton Club, 4-2 di Mario Artistico sul finale del match, la doppietta del numero 11, ancora con Matteo Dell'Anno, la rimessa laterale per Lani, lascia poi per il numero 9 che prova la conclusione, Murata, Paparella al limite dell'aria, ancora Paparella, lo scarico per Lani che prova col piazzato alto di pochissimo, Innocenzi controlla lui, pressato da Dell'Anno che riesce a recuperare la sfera, ancora Dell'Anno, Santarelli si supera, Paparella sul pressing di Nolano, il cross in mezzo, anzi il tiro, nessun problema per Santarelli che la fa sua, poi artistico esce bene e su questa conclusione termina l'incontro, il Cotton Club approda in Serie A, grandissima prestazione degli uomini di Pinna che però hanno trovato davanti un avversario che ha senza dubbio onorato la partita, ce l'ha messa tutta la San Giovannella. Diciamo che pensavamo
che sarebbe stata una partita più facile, invece così non è stata, è stata abbastanza ostica come partita anche per le condizioni ambientali. Loro sono venuti in 100 a vedere, a sostenere la loro squadra, però alla fine il tasso tecnico maggiore è uscito fuori, insomma. Già 2-3 acquisti sono stati fatti, non ve li svelo, però stiamo parlando di persone, di ex professionisti, e vogliamo fare la Serie A non da comparsi ma da protagonisti.